era una frontiera che si infrangeva. Quando Ulisse passò le colonne d'Ercole non aveva testimoni a parte il suo equipaggio. Quando Gagarin andò nello spazio c'era mezzo mondo che lo guardava. E così la Luna e così altre cose che hanno mostrato come l'uomo possa raggiungere degli obiettivi apparentemente irraggiungibili, con una capacità, una costanza, un'intelligenza che in questi ultimi decenni hanno portato a dei progressi incredibili. È vero che lo spazio ha rappresentato una grande opportunità per collaborazione pacifica tra sistemi politici che magari hanno continuato a fare dei bracci di ferro o a litigare o a combattersi a terra. Pensiamo alla Stazione Spaziale Internazionale, ormai sono quasi 20 anni che opera ed è frequentata da russi, americani, giapponesi, europei, canadesi. Continuamente in un contesto pacifico. Contemporaneamente è un terreno di fortissima competizione economica e quindi la tecnologia che permette di andare in orbita con satelliti o basi spaziali abitate è quella che permetterà poi di fare anche partire delle industrie che forniranno dei servizi e su questo i paesi usano lo spazio un po' come usano i percorsi marini o i passaggi sulla terraferma, come strumenti economici importanti. Lei lo scorso ottobre era in Vaticano insieme con Papa Francesco per quel momento così particolare che è stato il collegamento con la Stazione Spaziale Internazionale. Che cosa ricorda? Ma conservo una genuina curiosità del pontefice nel capire, nel sapere, nell'interrogare non tanto gli astronauti, ma gli uomini che stavano galleggiando su quell'astronave. E siamo contenti di aver potuto dare al Papa questa occasione di svolgere il suo magistero in un contesto così a cavallo fra la terra e il cielo.